Il sentimento più forte e più antico dell'animo umano è la paura, e la paura più grande è quella dell'ignoto. Parola di un certo H.P. Lovecraft, un signore che di terrore ancestrale ne sapeva qualcosa. Diciamolo, se l'horror esiste è perché a noi piace essere terrorizzati, perché la paura ci attrae per qualche bizzarra ragione. Bizzarra, ma scientificamente motivata. Infatti, la psicologia dice che tendiamo a ricreare situazioni d'ansia relativamente controllabili, che possano quindi dimostrarci quanto siamo bravi a manipolarle. E allora ecco perché repulsione e attrazione sono le due reazioni possibili davanti a un film di paura. Ma la domanda che ci facciamo nel video di oggi è: che cos'è che ci fa ancora paura? E soprattutto, il cinema horror riesce ancora a farlo? Parliamone insieme. Scusate, partire da un jumpscare ci sembrava troppo bello. Torniamo sulla domanda principale. È ancora possibile fare paura oggi? Pensiamoci, l'era digitale ci bombarda ogni giorno con un flusso inarrestabile di immagini. Immagini che spesso giocano con la paura. Pensiamo alle tante horror challenge, dalle sadiche premesse e spesso dai tragici esiti, come la Blue Whale, oppure a inquietanti fenomeni virali come la Momo Challenge, o a personaggi oscuri che fanno gelare il sangue soltanto a guardarli, come il rassicurante Jonathan Galindo. Oppure TikTok, che pullula di video virali agghiaccianti, che spesso fanno il verso proprio a celebri cortometraggi, con tanto di immancabili jumpscare. Oppure come dimenticare la vecchia YouTube di qualche anno fa, piena zeppa di video horror virali, ormai, diciamolo, passati un po' di moda. Quindi sì, oggi è ancora possibile fare paura, e a volte è anche addirittura più facile, ma il cinema è ancora in grado di stare al passo con i nuovi media? Nel 1895 l'oggetto più terrificante mai visto su uno schermo era un semplice treno. Poco più di 100 anni dopo, nel 1999, questo oggetto si era smaterializzato, diventando un'impalpabile strega dei boschi. Nel mezzo ci sono state isterie collettive generate da una marea di film cult horror, come L'Esorcista, Nightmare, Paranormal Activity, seguendo spesso le oscillazioni di un genere cinematografico, che a ogni decade si rinnova in base alle esigenze dell'industria, oppure alle richieste del mercato, e che puntualmente riesce a far fuggire qualche spettatore dalla sala. Reazioni che si verificano anche però con opere appartenenti ad altri generi. Pensiamo a Irreversibile, 127 ore, oppure a Madre, perché a provocarla è l'impensabile che viene mostrato. Esibire un trauma irrappresentabile rende maledetti i film in modo trasversale, a prescindere dai generi. E non è un caso che gli slasher horror anni 70 appartengono a questa pseudo-categoria, in numero maggiore rispetto agli horror anni 80, 90 e 2000. Ovvero quando l'horror mainstream ha smesso di occuparsi di questo aspetto dell'esperienza umana, diventando quindi forse meno efficace nel fare paura. Infatti, secondo alcuni studiosi ed esperti di cinema horror, più i film provavano a colpirci usando immagini violente, più il pubblico diventava insensibile, quasi assuefatto a quello che vedeva. Facciamo un esempio. Nel 1996, con Scream di Wes Craven, si inaugura un metacinema horror molto consapevole dei meccanismi dello slasher, tanto da indurre a ipotizzare una morte apparente di questo sottogenere, una morte ben rappresentata da parodie molto amate come quella di Scary Movie. All'improvviso, quindi, non è più possibile provare sgomento dinanzi al classico killer mascherato con l'ascia, e ritorniamo al bisogno di esplorare gli oscuri dirupi della psiche umana, senza i soliti prevedibili spargimenti di sangue. La verità è che non esiste una definizione univoca di paura. Infatti, un film drammatico può benissimo spaventarci più di quanto faccia un horror. Però l'horror è l'unico genere cinematografico che ha il difficile compito di riuscire a farlo. E i momenti salienti della sua storia sono le occasioni in cui si è fatto portavoce di paure ataviche, più di quelle personali. Prendiamo ancora L'Esorcista, che mette in scena la crisi di fede attraverso lo scomponimento del corpo di un adolescente. Oppure Lo Squalo, che riproduce lo scontro eterno tra uomo e forze sconosciute della natura ostile. E perché non prendere Shining, una storia di reclusione ed isolamento, fatta di spettri, ossessioni e soprattutto tanta frustrazione familiare. Ma basta fare un giro su Reddit per rendersi conto di quale sia forse il vero problema oggi con l'horror. Secondo gli interessati, ovvero gli spettatori, l'incaglio principale dell'horror di oggi è la stessa sciagura che in realtà tocca a tutti gli altri film, i maledetti trailer, sempre più lunghi, visto che la media ormai si aggira dai 2 minuti e mezzo e 3 minuti. A sto punto fatecelo vedere tutto sto film, sempre più narrativamente coesi e autosufficienti, e soprattutto sempre più rivelatori. Dal 2010 in poi, i trailer hanno perso la loro funzione di teaser, e quindi sono diventati delle specie di sintesi.
Facciamo un altro esempio pratico. Non è stato possibile vedere i due capitoli di It senza aver già assaggiato gran parte di ogni scena madre attraverso la visione del trailer oppure delle clip, che ci hanno mostrato direttamente le sequenze migliori dei film nella loro interezza. Contando quanto condizionato sia un horror dall'elemento sorpresa, essendo un genere tutto imperniato sul fattore shock, il trailer dovrebbe preservare il film, proteggendo anche l'esperienza dello spettatore. Però dobbiamo essere onesti, gli anni 2000 dell'horror non sono uno sconfinato paesaggio desertico. Se pensiamo agli horror asiatici, ad esempio, troveremmo già materiale in grado di confutare la tesi secondo cui l'horror moderno sarebbe morto. E accadrebbe lo stesso menzionando gli universi di James Wan, fondato sui due The Conjuring e fomentato da Annabelle. Oppure pensiamo a Mike Flanagan, autore di grandi successi Netflix, come le serie Midnight Mass, The Haunting e Midnight Club. E poi, contrapposta all'horror mainstream, c'è tutta la corrente di film A24, il recente Barbarian, X, Midsommar, Hereditary e anche altre perle come The Witch e The Lighthouse, ovvero horror che nascono dall'idea che il terrore possa insinuarsi nella psiche dello spettatore, soltanto a patto che si abbandoni la strada dello spavento a buon mercato e ci si affidi a un horror più sofisticato e di atmosfera, e che debba essere anche artisticamente valido ed elevato, per cui senza affidarsi ai soliti jumpscare. Tutti esempi che ci dimostrano una cosa: se i tempi cambiano, bisogna solo trovare autori in grado di saperli cogliere e raccontare. Un esempio lampante, Scappa Get Out di Jordan Peele, che ha saputo indagare l'orrore secondo una prospettiva di discriminazione razziale, diventando non a caso uno dei film horror recenti più amati, sia dal pubblico che dalla critica. Analizzando il successo di film del genere, quello ancor più massiccio di classici film su spettri e demoni, la risposta è piuttosto ovvia. A vincere sono quelle storie che sanno rappresentare le paure ancestrali dell'umanità, facendone metafora della contemporaneità, e non solo. Servono anche registi in grado di usare le immagini in modo nuovo, anche se guardano alla classicità, come ad esempio il bellissimo Uomo Invisibile del 2020. L'importante è evitare di trattenere lo spettatore in sala sempre con le solite scelte visive, ovvie, trite e ritrite. Quindi, assodato che è impossibile ideare proprio un nuovo linguaggio da zero, bisogna forse riesumare quello che come spettatori abbiamo dimenticato, per smuovere finalmente le nostre emozioni. Perché pensiamoci, in Shining non tremiamo quando a Danny viene vietato di entrare nella stanza 237. Tremiamo quando siamo già nella stanza 237, quando Kubrick stabilisce una prospettiva che focalizza la nostra attenzione sulla tenda della vasca al centro dell'immagine, incoraggiandoci ad aspettare di vedere chi o cosa la sposterà. Ecco come nasce la vera angoscia. E voi che ne pensate della deriva degli horror moderni? Vi fanno paura oppure no? Fateci sapere la vostra nei commenti. Noi come sempre ci risentiamo qui sugli schermi di Screamworld.